Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi affronteremo la nostra ultima lezione, la lezione sulle piramidi rette. Nel corso del video precedente abbiamo introdotto quindi quest'ultimo poliedro, le piramidi. Abbiamo già visto come all'interno dell'insieme delle piramidi, un po' così come era già successo per i prismi, noi possiamo identificare le piramidi rette, e poi di nuovo come sottoinsieme delle piramidi rette, le piramidi regolari. È importante chiaramente per voi saper distinguere i vari tipi di piramidi, quindi piramidi oblique anziché rette, e all'interno delle rette le regolari, ma così come lo abbiamo fatto per i prismi, poi le formule si applicheranno esclusivamente al caso delle piramidi rette. Quindi, scopo della lezione di oggi sarà ovviamente essere in grado di applicare la formula diretta dell'area laterale totale piramide retta, essere in grado di calcolare il volume di una piramide retta data la sua area di base e la sua altezza, e infine, chiaramente, ma questo sarà soprattutto il lavoro che noi faremo in classe, risolvere problemi complessi legati all'area e al volume della piramide retta. Torniamo quindi alla definizione, no? Quindi abbiamo visto nella lezione precedente che una piramide è definita come quel poliedro limitato da un unico poligono di base, che quindi può essere un triangolo, un quadrilatero, un pentagono e così via, e da tanti triangoli quanti sono i lati del poligono di base. Ora però, nel caso della piramide retta, possiamo dire qualcosa di più, ovvero che nella piramide retta, questi triangoli che formano la superficie laterale non sono necessariamente tutti congruenti tra di loro, ma hanno in comune l'altezza di questi singoli triangoli. E quindi noi potremo dare un nome a questa altezza, la chiameremo apotema. Tante cose, apotema sarà un nome che ritornerà quando faremo i solidi di rotazione e quando faremo in particolare il cono. Ecco, guardando questo disegno, che rappresenta poi il caso che noi andremo a affrontare il più delle volte, ovvero la piramide retta base quadrato, ovvero quella che viene spesso chiamata la piramide quadrangolare regolare, si vede come l'apotema, l'altezza della piramide e il raggio della circonferenza iscritta alla base formino una figura a noi molto familiare, ovvero un triangolo rettangolo di cui l'altezza rappresenta un cateto, il raggio della circonferenza iscritta di base l'altro cateto, e l'apotema corrisponde all'ipotenusa. Questo ci permetterà poi nei problemi legati alla piramide quindi di applicare il teorema di Pitagora per trovare uno di questi tre oggetti. Nel caso particolare poi di una piramide retta a base quadrata, vediamo anche che c'è una relazione che lega questo raggio allo spigolo di base. Lo spigolo di base sarà ovviamente il doppio del raggio di base. Quindi, se per esempio in un problema mi danno l'altezza della piramide e lo spigolo di base, intanto divido lo spigolo di base per ottenere il raggio di base e poi applico il teorema di Pitagora per cui l'apotema è uguale alla radice quadrata della somma dell'altezza alla seconda più il raggio alla seconda. E cominciamo con le prime forme. Vedrete che ci sono delle notevoli somiglianze con quello che abbiamo già fatto nel caso dei prismi retti. In particolare, l'area di base. L'area di base chiaramente dipenderà da quale poligono ha per base la nostra piramide. Di nuovo, la maggior parte delle volte si tratterà di un quadrato, quindi sarà l'area di un quadrato. L'area laterale, ecco, questo è interessante perché vi ricordate che nel caso del parallelepipedo del prisma l'area laterale era data dal perimetro di base per l'altezza del nostro prisma, perché l'altezza del prisma va a corrispondere con lo spigolo laterale. Nel caso della piramide questo non è più vero. Quello che noi dovremo prendere in considerazione sarà l'altezza di questi singoli triangoli verdi, no? Che vanno a costituire le nostre facce laterali, ma come abbiamo visto prima, questa altezza è proprio l'apotema. Non solo dovremmo modificare la nostra formula per tenere conto che queste facce non sono rettangoli, bensì triangoli. Quindi,
dovremo scrivere che l'area laterale è data dal perimetro di base per l'apotema diviso 2. Altra differenza, chiaramente, con il prisma sarà nella formula dell'area totale, che, no, che sarà data sì dall'area laterale, però dovremo sommare un'unica volta l'area di base. Questo ovviamente perché nella piramide c'è un'unica base contro le due dei prismi o dei parallelepipedi rettangoli. Ora siamo pronti per fare un esempio molto semplice, no? Abbiamo quindi lo spigolo di base di una piramide quadrangolare regolare, quindi di nuovo una piramide retta a base quadrata, misura 7 centimetri e l'altezza dei triangoli laterali misura 8 centimetri. L'esercizio mi chiede di calcolare l'area della superficie totale della piramide. Quindi, come al solito, ho la mia figura, indico alcune delle caratteristiche di questa figura, almeno le caratteristiche che interessano a me, ovvero L che indica lo spigolo laterale e A, lo spigolo di base, scusate, e A che indica l'apotema. Scrivo i dati, lo spigolo è 7 centimetri. L'altezza del triangolo laterale è ovviamente il nostro apotema, quindi scrivo apotema uguale 8 centimetri e scrivo la domanda, ovvero l'area totale uguale punto di domanda. Per calcolare la totale parto dall'area di base, che in questo caso è l'area di un quadrato, quindi faccio spigolo alla seconda, 7 alla seconda e fa 49 centimetri alla seconda. Il primo di base, di nuovo, è il primo di un quadrato, quindi 4 volte lo spigolo, 4 per 7 fa 28 centimetri. A questo punto uso questa informazione, questa, e mi calcolo l'area laterale, quindi 28, che è il perimetro di base, per 8, che è l'apotema, diviso 2, e questo fa 112 centimetri quadrati. E per concludere il nostro brevissimo esercizio, vado a sommare l'area di base con l'area laterale per ottenere il mio risultato finale, ovvero l'area totale, ovvero 161 centimetri quadrati. Passiamo infine alla formula del volume. Ecco, il volume, chiaramente io mi aspetto già che sia diverso dalla formula del volume che avevo ad esempio per il prisma. Gli elementi che vanno a comporre la mia formula sono più o meno gli stessi, perché di nuovo abbiamo l'area di base, abbiamo l'altezza. Però mi aspetto di già, cioè se io avessi un prisma che ha la stessa area di base, la stessa altezza, il suo volume sarebbe appunto area di base per altezza. Io mi aspetto già visivamente che il volume sia di una piramide con gli stessi dati, sia più piccola. E per somiglianza con un triangolo, magari potrei pensare, ok, prendo l'area di base, moltiplico per altezza e divido per 2. In realtà si può dimostrare che il volume di una piramide a parità di area di base e altezza è uguale al volume del mio prisma diviso 3. Quindi la formula del volume di una piramide retta è l'area di base per altezza diviso 3. Chiudiamo quest'ultimo video sui poliedri affrontando un problema un pochino più complesso, dove quindi dovremmo fare più passaggi. Ecco il nostro problema. Il volume di una piramide quadrangolare regolare, quindi nuovo piramide retta a base quadrata, misura 1568 centimetri cubici e lo spigolo di base 14 centimetri. L'esercizio mi chiede di calcolare l'area della superficie laterale della piramide. Quindi figura, scrivo i dati, il volume e lo spigolo di base e scrivo la domanda area laterale uguale. A questo punto io seguirò l'approccio di partire dalla domanda e calcolare a ritroso i pezzi che mi mancano. No, io so che l'area laterale è data al perimetro di base per apotema diviso 2. Nei dati non ho nessuna di queste informazioni, però il perimetro di base lo posso calcolare molto velocemente perché ho lo spigolo di base, quindi faccio perimetro di base uguale 4 per L, 4 per 14, ovvero 56 centimetri. Quindi il primo pezzo ce l'ho, 56. Devo trovare l'apotema. L'apotema, vi ricordo di nuovo, è dato dalla radice quadrata dell'altezza alla seconda più il raggio alla seconda. Ora il raggio della circonferenza è scritta, chiaramente è la metà dello spigolo di base, quindi già io ho saltato questo passaggio, no? Di fare 14 diviso 2 che mi fa 7. L'altezza invece come me la ricavo? Ecco, di nuovo vado a vedere le informazioni che ho a disposizione. Conosco il volume, allora lì posso usare la formula inversa del volume, che sarà 3 per volume diviso l'area di base. Ho l'area di base? No, però
ho lo spigolo di base, quindi di nuovo cosa faccio? Vado a calcolare l'area di base, spigolo alla seconda, 14 alla seconda, quindi 196 centimetri quadrati. A questo punto posso mettere dentro tutti i vari pezzettini che mi permetteranno di arrivare al mio risultato finale, perché ora che ho l'area di base, posso calcolare l'altezza, 3 per volume diviso l'area di base mi fa 24 centimetri. Questo numero lo inserisco nella formula dell'apotema, dove avevo già l'altro pezzo, eseguo i miei calcoli e di nuovo io vi incoraggio a verificare la correttezza dei miei calcoli. E il risultato è 25 centimetri e finalmente abbiamo tutti gli elementi per chiudere il nostro esercizio, perché abbiamo il perimetro di base che è 56, abbiamo l'apotema che è 25 diviso 2 e il risultato è 700 centimetri quadrati. Poi chiaramente in classe avremo l'occasione di vedere altri tipi di esercizi complessi, magari anche esercizi in cui ci sia da calcolare la massa di un oggetto reale, quindi di cui vi dà la densità. A questo punto però il nostro prossimo appuntamento andrà a vedere i solidi di rotazione, in particolare il cilindro e il cono. Arrivederci da Mr. Boscherini.